Il 28 dicembre celebriamo la festa dei santi innocenti martiri. Così leggiamo dal Vangelo di oggi. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e che avevano da 2 anni in giù. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto ed un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Chi era Rachele? Rachele era la moglie di Giacobbe, morta di parto nel dare alla luce Beniamino. La sua tomba, secondo la tradizione, si trovava a Rama, vicino ad Efrata, ossia Betlemme, in un luogo comunque che al tempo di Nabucodonosor fungeva da centro di raccolta degli israeliti che dovevano essere deportati in Babilonia. La figura di Rachele, dunque, è indicativa di un dolore grandissimo. Dalla sua tomba è come se ella piangesse come i figli suoi, i suoi connazionali, tanto quelli deportati da Nabucodonosor in Babilonia, sia quelli fatti uccidere da Erode. Si tratta di un lutto così grave e profondo, insomma, da far fremere le stesse ossa della defunta Rachele. Immaginiamo lo scenario della piccola cittadina di Betlemme dopo la strage ordinata da Erode. Pianti strazianti di madri, grida di bimbi innocenti, sangue che scorreva di fronte alla spietatezza dei carnefici. Ma l'obiettivo, la vittima designata era il bambino Gesù, il dominatore di Israele che doveva nascere a Betlemme, secondo la profezia di Michea. E loro, bambini innocenti, furono uccisi, morirono a causa di Cristo. E così essi sono parte di quella schiera immensa di cui racconta San Giovanni nell'Apocalisse, che stanno davanti all'agnello vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Nella prima lettura lo stesso Giovanni dice infatti che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Chiedo ora a voi, qual è il primo albero che fiorisce? Il primo albero che fiorisce è il mandorlo. Ecco, i santi innocenti sono stati come i fiori di mandorlo nella stagione della grazia, nella primavera della grazia inaugurata da Cristo. Ed oggi? Anche oggi, infelicemente, ci sono martiri innocenti, tanti, troppi, decisamente troppi. Bambini violati, uccisi in tenera età, ma soprattutto ancor prima di nascere, nel grembo materno. Abortiti, uccisi, strappati a pezzi, dilaniati da un aspiratore o avvelenati da una soluzione salina, o espulsi per mezzo dell'effetto di una spirale o di una pillola, o per chissà quale altra diavoleria. Perché ricordiamo che comunque sia la spirale che la cosiddetta pillola del giorno dopo non sono contraccettivi, ma possono essere potenzialmente abortivi. Perché se il concepimento è già avvenuto, se l'ovulo è stato già fecondato, se due gameti si sono uniti formando lo zigote, ebbene questi strumenti rendono inospitale l'utero, l'endometrio, impedendo di fatto l'annidamento dell'embrione, che viene tranquillamente espulso, anche se nessuno se ne accorge, anche se nessuno se ne dovesse accorgere. Sono quelli che qui in Brasile chiamano aborti occulti, ma di cui ci si guarda bene dal parlare, ovviamente. E così abbiamo esseri viventi, di più, esseri umani, perché con un'anima immortale, ma indifesi, senza diritti, o meglio, senza nessuno che difenda i diritti di questi esseri umani. E che mistero che esistano associazioni che si battono per i diritti degli animali mentre nessuno difende i diritti degli embrioni. Ora, niente in contrario nella difesa degli animali, ma quanto più andrebbero difesi i diritti di esseri umani con un'anima immortale. E come non accennare, per esempio, agli embrioni criocongelati? Ora, al di là della illegittimità morale della pratica della fecondazione in vitro e dunque della fecondazione artificiale, pensate che attecchisce in media un embrione ogni 10 impiantati, ovvero per ogni embrione che attecchisce ne vanno buttati via 9, 9 vite umane buttate via, 9 innocenti ammazzati, 9 martiri. Per non parlare poi degli scempi dell'eugenetica o della riduzione embrionale, ovvero la distruzione degli embrioni in sovrannumero.
ma a dire il vero oggi vi è anche un'altra categoria di crimine a danno degli innocenti. Non si uccide infatti soltanto fisicamente. Gesù infatti dirà che chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e che sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che avvengano gli scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Ora, se è vero, come dice San Paolo, che siamo tempio di Dio, è vero anche che il mondo è pieno di moderni Erode, che tentano di distruggere questo tempio, di massacrare, di distruggere l'innocenza battesimale, di sopprimere Cristo nel cuore di ognuno, specialmente dei bambini. Ma dice ancora San Paolo, se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Avete certamente sentito parlare, per esempio, dell'ideologia gender. Bene, vi leggo un breve trafiletto a cura di Alessandro Ruberti, maestro dell'infanzia, che scrive così sull'Aurora Serafica, la rivista dei Cappuccini di Puglia. Scrive così: in Italia e in Europa si cerca di imporre questa ideologia nelle scuole, sia direttamente attraverso l'approvazione di riforme e leggi della scuola che la sdoganerebbero ufficialmente, sia indirettamente utilizzando alcuni progetti come veri e propri cavalli di Troia. Ad esempio, sotto il lodevolissimo proponimento di promuovere l'interesse per la lettura fin dalla prima infanzia, nei kit di libri regalati alle scuole aderenti ad un certo progetto si può trovare Piccolo Uovo, un libro in cui vengono presentati come modelli di famiglie felici e desiderabili anche quelle composte da due uomini, due donne o da un papà o una mamma. Perché la scuola? Si chiede l'autore. Perché, dice, per ogni ideologia avere il controllo dell'educazione è di vitale importanza. Convincere gli adulti che sono già strutturati è più difficile, ma se l'azione di indottrinamento comincia fin da piccoli, i risultati sono garantiti. Diceva qualcuno di un uomo, datemi i suoi primi 7 anni e poi tenetevi il resto. Per sottolineare quanto gli stimoli che si ricevono da piccoli contribuiscono alla formazione di individui sani ed equilibrati. Ma lo stesso concetto è utilizzato dai regimi per garantirsi l'indottrinamento delle nuove generazioni, instillando sin dalla scuola dell'infanzia, per il gender, che non esistono i sessi ma solo i generi e che uno può scegliere a suo piacimento il proprio quando e quante volte vuole tra una lista di ben 58 voci diverse. Chiediamoci perché tanta furia distruttiva? Perché tanto accanimento? Perché i bambini, nella loro innocenza, assomigliano tanto a Gesù, il quale non a caso dirà «Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli». Ed ancora, chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. E San Paolo, nella lettera ai Corinzi, esorta «Siate come bambini quanto a malizia, ma uomini maturi quanto ai giudizi». E quindi è un gravissimo compito quello dei genitori, quello di custodire l'innocenza dei propri figli, perché, lo possiamo ben affermare, siamo in piena emergenza educativa. E precisiamo che educare non è istruire. Non è possibile quindi delegare il compito dell'educazione alla scuola, o peggio ad un telefonino con connessione illimitata. Equivale tutto ciò a lasciare pascolare questi agnellini candidi in campi contaminati o tossici. Più in generale, però, è dovere di ogni anima custodire in se stessa l'immagine di Cristo contro le insidie del demonio, della carne e del diavolo, che sono i nemici dell'anima. Sarà forse un caso che Gesù, tra le braccia di Maria e Giuseppe, è andato in Egitto, ovvero nel deserto, dove poi ritornerà 30 anni più tardi, prima dell'inizio della vita pubblica? Il deserto, infatti, è il simbolo della fuga dal mondo, e della mortificazione che riduce le pretese della carne e rafforza la volontà con l'aiuto della grazia per fronteggiare le tentazioni del nemico. E questi ultimi aspetti sono per tutti noi. Interessante a tal proposito è la preghiera di colletta della liturgia di oggi. La preghiera di colletta è quella preghiera, quell'orazione che il sacerdote recita dopo il Gloria e prima dell'inizio della liturgia della parola. Quella orazione di colletta, chiamata colletta proprio perché dovrebbe raccogliere tutte le nostre intenzioni, tutte le nostre preghiere, e che sfugge un po' alla nostra attenzione, anche se poi alla fine di questa orazione tutti diciamo Amen. Allora ascoltiamo questa orazione di colletta della messa di oggi, che dice così: Signore nostro Dio,
che oggi nei santi innocenti sei stato glorificato non a parole ma col sangue, concedi anche a noi di esprimere nella vita la fede che professiamo con le labbra. Questo auguro di cuore a voi e a me. Siano lodati Gesù e Maria.